L'acqua come bene comune e pubblico, la gestione del suo ciclo, dalla captazione alla distribuzione ad uso potabile, al trattamento dei reflui. Se ne è parlato nella sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino, in un confronto fra amministratori locali, esperti e docenti universitari, su vantaggi e motivazioni del passaggio della società SMAT, che gestisce il ciclo idrico nel territorio metropolitano, da società per azioni a società di diritto pubblico. È evidente che un soggetto societario, quindi un soggetto di diritto privato, presenta tutte le caratteristiche, anche se la proprietà è pubblica, del diritto privato, e quindi la necessità comunque di ottimizzare i profitti, la necessità di bilanci che siano caratterizzati principalmente appunto con l'idea del profitto, e mentre invece i soggetti di diritto pubblico, quali appunto le aziende speciali, sono tutte interessate e votate proprio agli utili e al reinvestimento degli utili nell'azienda stessa. Bisogna valutare i pro e i contro di ognuna e bisogna valutare poi anche la sostenibilità, perché l'elemento di fondo è collegato voi con un'organizzazione, voi con dei sistemi finanziari che devono avere delle garanzie, questo è l'elemento di fondo. Io posso dire che il sistema che viene così valutato come possibile soluzione è un sistema molto datato, questo è un sistema del secolo scorso. Il confronto è stato incentrato sulle conseguenze per i comuni soci dell'autorità d'ambito Torino 3 e per il servizio idrico integrato, sulle tempistiche dell'operazione, sui passi già compiuti, su quelli necessari per la definitiva trasformazione della SMAT in azienda di diritto pubblico. Credo che nella coscienza dei cittadini, visto il risultato del referendum, la grande affluenza, il 96% di sì dei votanti all'acqua pubblica, direi che nella coscienza della gente è un concetto assodato. Purtroppo sono i nostri politici che non sempre danno ascolto alla volontà popolare.